questa circolarità c'è un'occasione di vita, chiedo anche per un aspetto tecnico. Allora sì, mi collego a quello che dicevi Christian. Il film mostra questa dimensione delle stagioni, inizia d'estate, alla fine dell'estate, quando inizia la scuola, ma inizia anche in un momento ben preciso. Avete visto che stranamente il film inizia con lo schermo tutto nero, noi sentiamo solo delle voci e non riusciamo bene a capire che cosa succede. Poi vediamo che questi due ragazzi si immaginano dei nemici che li stanno per aggredire, che stanno per venire contro di loro, ma attraverso la loro amicizia, attraverso il loro legame, sanno che hanno la possibilità di sfuggire a quei nemici che stanno arrivando. E allora decidono di correre fuori, in mezzo ai fiori. È interessante notare come attraverso questa soluzione il regista ci mostri perfettamente, in maniera metaforica, il passaggio dall'infanzia e la corsa verso l'adolescenza. Sono dei nemici metaforici quelli che stanno per arrivare nella vita di Remy e di Leo. E vediamo che poi questi nemici metaforici si concretizzano. E il film continua da questo punto di vista mostrandoci l'estate e poi l'autunno quando si recitano i fiori e che non a caso coincide con il momento del dramma. E poi l'inverno quando tutto si ferma, quando tutto rimane sospeso, quando non c'è spazio per la vita. E al termine dell'inverno la semina dei nuovi fiori che portano alla primavera. Ma a proposito di quanto dicevamo prima rispetto al contesto sociale, una cosa su cui vi vorrei far riflettere è questa. Avrete sicuramente notato che le parole che vengono dette nei confronti di Remy e di Leo non sono parole di per sé aggressive. Sembrano quasi un gioco, sembrano quasi uno scherzo. Ma il modo, i sorrisini, gli ammiccamenti, nel come vengono pronunciate, che le trasforma in una minaccia, che le trasforma in qualcosa che poi apre le porte al dramma. E un'altra cosa su cui vi voglio far riflettere, e la considerazione da questo punto di vista, poi mi richiamo a Michela per questo, è che, pensiamoci bene, le parole che noi utilizziamo di per sé sono neutre. E il tono cui diamo le parole, il modo con cui le pronunciamo, l'espressione che ci aggiungiamo, che le trasforma in qualcosa di positivo o in qualcosa di negativo. Non esiste di per sé il linguaggio inclusivo o il linguaggio esclusivo. Esiste la capacità che noi abbiamo di pronunciare le parole e quindi di avere il coraggio di dire se una persona è bianca, se una persona è nera e non dire di colore, che sembra che abbia tutti gli elementi dell'arcobaleno. Perché questo vuol dire riconoscere nell'individuo che mi sta di fronte un essere umano come me e che è diverso ed è speciale come lo sono io e come lo siamo tutti. E l'altro aspetto su cui vi voglio far riflettere è quello che dicevo prima, a proposito di forza e di fragilità. Avete visto che a un certo punto una ragazza nel film dice: ma allora essere forti non vuol dire per forza di cose trattenersi tutto dentro. E il film ci mostra apparentemente Remy come quello fragile. Ma fateci caso, Remy durante il concerto è il solista. È lui che si espone di fronte allo sguardo e al giudizio di tutti gli altri che sono lì per vedere la sua prova. Leo si chiude dentro una corazza. Leo, che appare quello forte, si chiude nella ritualità della mascolinità, come vediamo nello spogliatoio dell'occhio su ghiaccio. Allora è anche il nostro modo di guardare le cose che ci fa capire se il concetto di fragilità o il concetto di forza corrisponde a degli stereotipi, oppure se siamo capaci di andare oltre quei luoghi comuni, quegli stereotipi, ci rendiamo conto che ciò che è fragile in realtà è molto più forte di ciò che appare forte che in realtà è fragile. Michela, a proposito delle parole. Grazie.